Ciao, sono Marco DJ, benvenuto sul canale. Oggi ti insegno come installare dei pannelli insonorizzanti nella tua stanza, nel tuo studio. Utilizzeremo la parete alle mie spalle e la riempiremo tutta di pannelli insonorizzanti. Io ne ho comprati su Thomann, che è un sito per strumenti musicali, e trovate anche dei ottimi pannelli su Amazon. Volevo farvi vedere quali materiali andremo a utilizzare per realizzare l'insonorizzazione in tutta la parete. Prima cosa, io utilizzo scotch carta, che andiamo a vedere poi nel video perché, il metro. Utilizzeremo questo fantastico bioadesivo molto potente, è un adesivo che potete trovare sul sito Amazon e vi lascio il link in descrizione. Potete incollare fronte e retro qualsiasi oggetto sulla parete senza rimuovere la vernice, evitando che dietro i pannelli andiamo a mettere per esempio tutta la colla bioadesiva. Evitando questo tipo di passaggio andremo a incollare sulla parete il pannello senza utilizzare colla speciale, prendendo poi le misure giuste. E poi l'ultimo elemento che è importante ovviamente è la forbice. Ora iniziamo i lavori. Questa è la parete alle mie spalle dove metterò tutti i pannelli insonorizzanti. Ci sono questi qua che sono della Thomann. Li ho presi sul loro sito, sono ottimi per insonorizzare. Questi isolanti rispetto a tanti altri non sono così spigolosi a forma di piramide, ma hanno uno spessore di 3-4 mm sufficiente per assorbire il suono. Dove andrò a piazzarlo? Andrò a metterne uno sulla parete di destra e ora andiamo a vedere come si mettono. Prima cosa prendo il bioadesivo, vado a prendere una porzione di questo scotch e lo vado a ritagliare. Però prima di fare questa cosa vado a prendere le misure. In questo momento voi non lo state vedendo, però ho messo gli scotch carta e mi indicano dove vado a incollare i pannelli. E indietro metterò il bioadesivo, quello trasparente che vi ho parlato poco fa, in modo tale da non dover rovinare la parete. Ora prendo una parte del bioadesivo che mi serve, di solito non prendo un pezzo troppo grande, quindi prendo una piccola porzione. Vi consiglio di fare molta attenzione perché è molto colloso e andiamo a metterlo dietro il pannello. Piano piano lo andiamo a mettere dietro e non rimuoviamo l'etichetta perché sennò ci rimane incollato in mano o sulla parete se facciamo disbaglio. Poi diventa più difficile toglierlo e sistemare e pulire. Lo andiamo a mettere adesso sugli altri 4 punti. Una cosa da vedere riguarda questi biadesivi, che si possono anche rilavare, quindi se un giorno togliete i pannelli e volete riutilizzare la parete per un altro scopo, vi basterà rilavare questi e li potete riutilizzare. Inizio soltanto dai punti più in alto, quindi vado a togliere una plastichetta. Dovete togliere la prima parte e rimane una plastichetta di questo tipo. Prendete anche il secondo e iniziate solo dall'alto. Attenzione ovviamente quando lo incollate, farlo con cautela, se siete in due è meglio. Una volta incollato poi se sbaglio è dura. Potete schiacciare anche appena appena, evitando di schiacciare troppo se non siete sicuri. Infatti io prendo le misure, vedo se ho le misure giuste e gli spazi giusti. Adesso avete la dimostrazione di quanto sia difficile, visto? E rischiate di rompere il pannello. Ho visto in distanza che andava bene, quindi ho tenuto questa impostazione e adesso inizierò a riempire anche il resto della parete. Per finire l'incollaggio, ovviamente, oltre ad aver fatto la parte in alto, andiamo a finire anche in basso e al centro e andiamo a rimuovere piano piano poi tutti i pezzi. Grazie per avermi seguito, spero di esservi stato d'aiuto nell'installazione dei pannelli insonorizzanti nella tua stanza, nel tuo studio, in modo molto semplice e molto pratico. E qui sotto vi lascerò tutti i link di tutti i prodotti che io ho utilizzato per questo video. Ci vediamo alla prossima da Marco DJ.